Guardi, per quanto riguarda l'Italia, si tratta di 70 militari americani in più e un sistema di difesa antiaerea. E mi viene presentato, mi viene descritto dal Ministro della Difesa come un assestamento che era già in programma. Il sistema di difesa aerea certo deve andare a rinforzare il fianco orientale dell'alleanza. È uscita a questo riguardo anche poco fa un chiarimento della NATO. E tutto qua. Non c'è il rischio di un'escalation, no. Come dice Mosca. Non c'è un rischio di un'escalation, bisogna essere pronti però. Quindi, ma non c'è un rischio. Ad oggi non vediamo un rischio di un'escalation.